Ciao a tutti amici, come vi avevo anticipato oggi faremo una ricetta semplicissima ma di una bontà immensa. Sono i burger di broccoli o sparacelli, noi li chiamiamo sparacelli, il broccolo per noi è quello verde, tutto verde. Allora andiamo a vedere gli ingredienti, quindi broccoli o Quello sparacelli, verde è più chiaro, più naturalmente. chiaro sì Il perché resto è questo è verde verde. scuro, poi galbanino. Olio extravergine di oliva, sale, pan grattato. È di una semplicità immensa. Io ho messo già la pentola con dell'acqua, ho acceso, aspettiamo che bolle e poi andiamo a calare i nostri sparacelli. Quindi caliamoli normalmente come se dovessimo andare a fare la pasta. Allora andiamo a calare i nostri broccoli. Ok, bisogna calarli interi, non c'è bisogno che li speziate in questo modo. Ok, io li faccio tutti, che vengono veramente squisiti questi burger. Ok, cosa importante, non li facciamo cuocere troppo, no. Quindi appena vedete che mezza cottura, poi vanno scesi, ma ve lo farò vedere io. Altra cosa, non saliamo, non mettiamo sale, poi vedrete il perché. Allora, nel frattempo che i nostri broccoli cuociono, andiamo a tagliare il galbanino, come metà, potete usare anche fette più larghe di provola dolce, l'importante è che sia doppia, non sia fine. Ok, leviamo la buccia, la solita buccia che mio marito Marco vorrebbe mangiare, ma non si No, mangia. mangia, io l'appallottolo Ah, ok, perché formi le palline. da Allora, piccolo l'appallottolavo, ora no. dobbiamo fare pezzettoni in questo modo e poi tagliare a cubetti grossi, quindi io questa la posso fare in tre, perfetto, devono essere cubetti più grossi. Ok, io ne approfitto sempre per ringraziarvi, per darvi un bacio, un abbraccio virtuale uno a uno perché siete meravigliosi. Ok, io ne ho tagliato mezzo, poi vedrò se ne servirà altro, lo taglieremo. Ecco qua, ho fatto i miei cubetti grossi di galbanino. Allora amici, siamo pronti per andare a scendere, a levare dall'acqua i nostri broccoletti, quindi spegniamo, prendiamo una schiumarola, se l'avete, o una paletta, insomma, quello che avete. Cosa ho preparato io? Un colapasta molto grande e una ciotola sotto in plastica. Ora vi spiegherò il perché. Quindi andiamo a prendere, bello, guardate, l'ho messo proprio sano, non si è rotto, ma ora capirete il perché. Li prendiamo tutti. E li andiamo a mettere in questo colapasta, ok? Così. A me piacciono molto. Ma questo si può fare anche col cavolfiore, eh? Lo stesso procedimento è uguale. Io ho scelto questi perché piacciono anche ad Alessia, quindi siccome la invoglio sempre a mangiare un po' di verdura, e allora ho preso anche questi. Allora, a questo punto li abbiamo messi a scolare. Devono stare un po' a scolare, cioè devono buttare l'acqua che prendono. Quindi lasciamoli, devono comunque raffreddare, quindi facciamoli raffreddare e ogni tanto con una forchetta iniziamo a romperli in modo tale che spremendoli esca un po' di acqua, così. Ok, quindi lasciamoli riposare. Allora ragazzi, una volta che i nostri broccoli si sono raffreddati, andiamo a prenderli e versarli in una ciotola di vetro. Quindi hanno buttato pure l'acqua in eccesso e li versiamo. Se ci sono, diciamo, aspetti, okay, l'acqua non la prendiamo, perfetto. La ciotola deve essere per forza di vetro? Ma assolutamente no, può Ah, essere anche di ok. plastica, Va. che importanza ha? Dopodiché prendiamo una forchetta e andiamo a romperli in questo modo, proprio con la forchetta o con un cucchiaio se vi viene meglio. Dobbiamo creare una poltiglia. Esatto. Li dobbiamo rompere. Se c'è qualche Torsolino. torsolino più duro, levatelo, non importa. Qua è venuto per fortuna tutto bello morbido, quindi in modo tale che si Diciamo può se il rompere. tronco Del del broccolo è broccolo. troppo duro, lo togliete. A Ok. mezza cottura li potete scendere. Ok, guardate l'impasto, semplicissimo. Allora, dopo che l'ho macinata per bene con una forchetta, potete usare un cucchiaio, la cosa che più vi viene comoda usare. Mettiamo un bel po' di pan grattato, quindi guardate, uno, due e tre pugnetti abbondanti.
un po' di sale, ricordiamo che io non avevo salato gli sparacelli, i broccoli, quindi sale. Mettiamo pure un pizzichino di pepe. Per chi lo gradisce. Per chi lo gradisce, ovviamente. E mescoliamo con le nostre belle manine il tutto. Come okay. Fare un po' l'impasto del tritato. Esattamente la stessa cosa. Solo che anziché della carne c'è il broccolo e non c'è l'uovo. Qualcuno no, potrà senza. Chiedere, sicuramente farà la domanda, ma l'uovo non ci va? No, l'uovo non ci va. No. Allora, dopo che ho impastato quindi broccoli, pan grattato e sale, andiamo a prendere un bel po' di... Dipende poi quanto grande lo vogliate fare. Lo appiattisco. Iniziamo a fare i nostri burger. I burger, esatto. Quindi lo appiattisco. Faccio un attimo, ne aggiungo un altro poco così viene più. Ok. Al centro lo scavo un pochino e vado a mettere tre pezzettini di provola dolce. Ok. Vado a chiudere in questo modo e vado a creare il mio primo burger di broccoli, quindi la forma gliela do io, gliela diamo noi, come vogliamo, rotonda, quadrata, non ha importanza. Io cerco di farli assomigliare più a burger, così Alessia dice, mamma, gli hamburger hai fatto, ma sono di verdure. Ok, questo è il primo. Andiamoli a fare, vediamo quanti ne vengono, dai. Allora, guardate, io ho fatto 4 burger di broccoli, quindi li ho impastati, ho dato una forma un po' più rotonda, come volete voi. Abbiamo messo il formaggio dentro. Formaggio dentro. Adesso ho preparato una padella, mettiamo un filo d'olio, quindi un filo d'olio, ok? Accendiamo. Aspettiamo che scaldi un po' d'olio e poi continuiamo. Allora, l'olio è abbastanza caldo, prendo i miei burger e li vado a mettere in padella. Almeno 4 ci entrano qua. Ecco, lo spostiamo un po'. Ok. Aspettiamo che si crei la patina dorata e li andiamo a girare. Sono gustosissimi perché, a parte il broccolo che comunque ha un sapore buono, poi c'è dentro questo formaggio. Poi c'è la verdura, non c'è la carne. La verdura, esattamente. È un modo simpatico per far mangiare la verdura ai nostri figli che sono malati di burger. Oggi gli diamo questi burger broccoli. Burger di broccolo. Dopo qualche secondo, cioè, lo vado a girare. Quindi, 1, 2, ok. 3, veloce così non si rompe, e 4, ok. Quindi facciamo formare anche dall'altra parte questa doratura buonissima. Sono pronti, quindi spegniamo perché già comunque il broccolo è cotto, non dobbiamo andarlo a cuocere. Quindi li possiamo scendere, utilizziamo una paletta, ovviamente viene meglio. E li mettiamo nel piatto, una paletta si prende proprio tutto. Ok. Tagliamone uno, così capiamo all'interno. Guardate che buono il formaggio. Guardate. Il formaggio che si scioglie tutto e fila. Questi sono i burger di broccolo che sono deliziosi, una bontà per tutti. Meravigliosi. Sì, con la speranza che... L'assaggio io questo. Sì, assaggialo, non bruciarti. Con la speranza che i nostri ragazzi li mangino, sì, sono saporiti perché il broccolo, poi c'è il formaggio, guardate come fila all'interno, che ovviamente poi si va sciogliendo tutto il formaggio e va filando, questo lo assaggerei pure io sinceramente un po', guardate, guardate, fila, aspetta. Io adoro il broccolo. Allora, spero che vi sia piaciuto. Gli ingredienti sono semplicissimi, non costano molto. Scrivetemi nei commenti se li avete mai fatti e se li proverete, che poi noi li leggiamo tutti. Io vi ringrazio di cuore. Condividete tanto queste ricette, così insomma la gente può conoscere queste mie cucinate semplici. Ricordiamo giustizia per Beatrice sempre.
E noi che possiamo dirvi? Che siete una meraviglia, siete meravigliosi, siete... Ci riempite sempre di affetto. Di affetto, e sono veramente felice di essere tornata con mio marito, che comunque è veramente la mia spalla, e senza di lui non riuscirei a fare nulla, e senza i miei ragazzi. Io vi voglio bene, un bacio, a domani.